Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Nottata di grande lavoro la scorsa per i vigili del fuoco a Bolzano a causa di una serie di incendi dolosi appiccati da un piromane. Una notte di fuoco nel vero senso della parola, quella vissuta dai bolzanini a causa di un folle piromane che ha appiccato il fuoco ad una serie di campane per la raccolta della carta. A differenza di quanto già accaduto in precedenza durante questa settimana, questa volta il folle non si è limitato ad incendiare un solo cassonetto. È entrato in azione alle 23:30 quando è scattato il primo allarme e fino alle 1:30 ha dato alle fiamme una decina di container per la raccolta differenziata sistemati lungo diverse strade cittadine. La serie di incendi a catena ha interessato le vie Rodi, Palermo, Genova e Cassa di Risparmio. Notevole la mole di lavoro per i vigili del fuoco del Corpo Permanente di Bolzano, che grazie alla tempestività degli interventi sono comunque riusciti ad evitare il peggio. In alcuni casi sono state danneggiate delle auto, ma perlomeno è stato scongiurato il pericolo che le fiamme si estendessero anche alle abitazioni. I pompieri hanno subito avvisato le forze dell'ordine, che ora sono impegnate per cercare di risalire al pazzo piromane. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Si terrà mercoledì l'interrogatorio di garanzia di Thomas La Durner, l'avvocato meranese arrestato con l'accusa di aver raggirato in complicità con una badante un'anziana signora. La notizia ha provocato profondo sconcerto nel mondo forense altoatesino e più nello specifico in quello meranese. L'avvocato Thomas La Durner è personaggio assai noto e stimato non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nel mondo dello sport. Il parlamentare della SVP Karl Zeller, nel cui studio legale collabora l'indagato, nelle ultime ore ha ribadito a più riprese di credere ciecamente nell'innocenza e nell'estraneità ai fatti dell'avvocato La Durner, che attualmente si trova agli arresti domiciliari per le ipotesi di accusa di peculato, circonvenzione di incapace e falso. In complicità con una badante ucraina avrebbe raggirato una donna anziana della quale era amministratore di sostegno. L'indagato si sarebbe intascato tra l'aprile 2010 e il dicembre 2013 110.000 euro divisi in parte con la badante. L'avvocato avrebbe inoltre indotto l'anziana a firmare un testamento a favore della badante alla quale sarebbe andata la totalità dei suoi depositi bancari per un totale di 400.000 euro. L'inchiesta è curata dal PM Igor Secco ed è ben chiarire che l'indagato, mediante i suoi legali, respinge con forza ogni accusa. Cambiamo argomento, continua a soffiare e a provocare disagi il forte vento su tutto l'Alto Adige. Un albero è piombato sulla strada Falze se ieri poco dopo le 19:30. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non ci sono state conseguenze per le persone, ma la strada è rimasta bloccata. I vigili del fuoco volontari di Falze, prontamente intervenuti, hanno provveduto a liberare la carreggiata e a ripristinare la circolazione. Sarebbe stato un arresto cardiaco a stroncare Elisabeth Fischnaller, la 46enne clochard molto conosciuta a Bolzano, che da oltre 10 anni viveva nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Talvera, sul lato di Piazza Vittoria. È stata una passante a notare ieri il corpo senza vita della donna e ad allertare la polizia. Cambiamo argomento, annuale assemblea generale ieri per l'Unione Commercio Altoatesina, aperture dei negozi nei festivi e shopping center a Bolzano, alcuni tra i temi più importanti discussi. L'Assemblea Generale dell'Unione Commercio, Turismo e Servizi dell'Alto Adige ha ricalcato nella sua scaletta quello che è stato il dibattito sviluppatosi negli ultimi mesi in provincia di Bolzano e che in primo piano ha posto e pone l'apertura nei festivi e il Megastore nel centro del capoluogo. Riguardo al primo punto, il presidente confermato Walter Amort ha ricordato che in Germania le serrande alzate nei festivi non vanno oltre le 2 all'anno. Sul tema shopping center è stato ribadito il no deciso al progetto voluto dal magnate austriaco René Benko. È un progetto che, nonostante qualche gran cassa anche mediatica, è comunque contrastato.
è un progetto che non ha seguito sicuramente un iter come lo ha seguito quello della Reale Ferroviario, dove tutte le parti sociali hanno partecipato alla discussione ed è stata quindi la risultanza di tutte queste discussioni. Forse un po' lungo, certamente, ci hanno impiegato diversi anni, lo si poteva fare sicuramente in un tempo molto più breve, ma rimane il fatto che tutti hanno partecipato ed è un progetto condiviso, cosa che non è assolutamente avvenuta nel caso di questo progetto. Da segnalare anche la relazione tenuta dal politologo e sociologo altoatesino Roland Benedicter sul tema La rinascita della regionalità, una chance per la globalizzazione dell'Alto Adige. L'Alto Adige ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi decenni a sviluppare la sua autoctonia, a sviluppare circolarità regionali, a sviluppare una produzione, una consumzione regionale, ma ha un po' perso la coscienza del sviluppo globale, degli eventi e della interrelazione dei grandi movimenti sul livello globale. E noi viviamo adesso in un'epoca dove la regionalità viene in superficie in tutte le regioni del mondo, in tutte le aree del mondo, negli Stati Uniti, nella Cina, e proprio per questo l'Alto Adige ha bisogno di conoscere ciò che sta succedendo nelle altre parti del mondo. E stamani a Bolzano si è tenuta anche l'Assemblea Generale di Assoimprenditori. La nostra casa è l'Europa e il nostro mercato è il mondo, il tema scelto per l'appuntamento. Assente uno degli ospiti d'onore, ovvero il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, ai lavori dell'Assemblea di Assoimprenditori dell'Alto Adige ha preso parte il vicepresidente della Banca europea degli investimenti Wilhelm Molterer. Nel suo intervento il presidente dell'Associazione imprenditori Stefan Pan ha difeso il ruolo economico e politico dell'Unione europea, il mercato unico e le scelte operate da Bruxelles, che intende riportare l'industria al 20% del PIL del vecchio continente. Pan ha sottolineato inoltre l'importanza delle imprese altoatesine, che fanno però sempre più difficoltà a competere con il resto del mondo, visti i costi dell'energia. Quello che a noi interessa è che ci sia un accesso a energia a costi che siano simili o uguali a quelli almeno dell'Austria. Poi le aziende, se siano una o due, possono generare, devono generare anche margini per continuare a investire, questo è chiaro, però prima abbiamo bisogno di un'energia accessibile alle nostre famiglie e alle nostre imprese, altrimenti non possiamo più continuare a correre. Dobbiamo correre, il resto del mondo corre più di noi e noi dobbiamo poter correre per mantenere i posti di lavoro. Si fa sempre più complicata e ricca di ostacoli la strada per arrivare ad una seria riforma dei vitalizi d'oro dei politici, che preveda anche la restituzione di una parte degli anticipi. Secondo il costituzionalista Franco Gallo, incaricato di una consulenza dalla presidenza del Consiglio regionale, per arrivare a recuperare i soldi già versati agli ex consiglieri, la Regione dovrebbe dimostrare una situazione di emergenza finanziaria. Ricordiamo inoltre che gli ex politici beneficiari di un vitalizio hanno già preannunciato contromisure nel caso in cui venisse richiesto loro di restituire una parte del tesoretto. Una raccolta firme per abolire la legge Fornero, che penalizza e allunga l'età pensionabile. Oggi a Bolzano è stato organizzato un presidio davanti alla sede dell'INPS. La legge Fornero sulle pensioni è sbagliata e dannosa. È questo il grido d'allarme lanciato dai sindacati impegnati in una raccolta firme oggi a Bolzano. Un presidio in piazza Domenicani davanti alla sede dell'INPS per chiedere l'abolizione della riforma che, dicono i confederali, penalizza giovani e adulti. Si lavorerà fino a 70 anni di età e si corre il serio rischio di peggiorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone. Le nuove generazioni faticheranno a trovare un'occupazione in quanto molti lavoratori non potranno andare in pensione. Protestiamo contro la riforma Fornero, che ha allungato l'età pensionabile, che ha allungato i contributi necessari per andare in pensione, che praticamente stabilisce l'età pensionabile sulla base dell'aspettativa di vita che viene decisa ogni 2 o 3 anni, quindi di fatto dal 2016 poi non si sa più esattamente quando si potrà andare in pensione.
e che riduce soprattutto l'assegno pensionistico a meno della metà di quello che è l'ultima contribuzione, questo nel migliore dei casi. La rappresentanza sindacale unitaria invoca un accesso volontario alla pensione con 60 anni di età o 40 anni di contributi senza penalizzazioni e ancora chiede di salvaguardare il potere d'acquisto delle pensioni attuali e future. Inoltre, sempre secondo la RSU, è necessario superare l'attuale giungla legata ai fondi pensione integrativi. E prima di passare alla pubblicità ci occupiamo di un'interessante iniziativa riservata ai più piccoli a Bolzano. Sulla passeggiata del Talvera verrà allestito un angolo dedicato alla lettura. Dal 23 maggio al 1 giugno ogni pomeriggio si terrà un programma studiato appositamente per bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma del Kinder Festival 2014. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio per occuparci di sport. Brick System. Tutti gli arredamenti che volete. Safter. Il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Specca Alto Adige Safter. Qualità e gusto. Safter. Saper fare, saper vivere. GoInfo. Il portale dell'informazione in Alto Adige e anche sul tuo smartphone. Scarica gratuitamente le app per iPhone e Android. GoInfo. Tutte le news a portata di mano. Allora, eccoci di nuovo in studio, proseguiamo con lo sport. Grande spettacolo lo scorso fine settimana per la tradizionale gara di triathlon al lago di Caldaro. Anche quest'anno la zona del lago di Caldaro ha ospitato la tradizionale gara di triathlon, alla quale hanno preso parte atleti italiani e provenienti dall'estero. Come al solito suggestiva la location, con gli atleti che si sono misurati tra i vigneti e i frutteti, dando vita ad una gara di elevato livello tecnico, sulla distanza di 1,5 km coperta a nuoto, poi 40 km in sella alla bicicletta e 10 km di corsa. Una gara che viene organizzata da lontano 1988 e che, compiuti 26 anni d'età, continua ad affascinare. Quest'anno erano ben 600 gli iscritti, molti dei quali esponenti di spicco della disciplina a livello nazionale ed internazionale. Lungo il percorso sono stati impegnati moltissimi volontari dell'organizzazione e vigili del fuoco, accanto ai quali si sono posizionati centinaia di spettatori interessati a seguire la gara e il vero e proprio sacrificio fisico dei partecipanti. Per la cronaca, la vittoria è andata tra gli uomini a Giulio Molinari, che ha coperto le tre distanze nel tempo di 1 ora e 57 minuti. Tra le donne, la vittoria è andata a Elisa Battistoni, che ha tagliato il traguardo dopo 2 ore e 11 minuti dallo start. A Caldaro sono stati anche assegnati i titoli provinciali andati a Verena Steinhauser e Christian Hofer. Ed è tutto anche per quanto riguarda lo sport. Ora, grazie all'aiuto della regia, andiamo a dare uno sguardo alle previsioni meteo. Oggi sono attesi in Alto Adige annuvolamenti in parte estesi provenienti dai settori nord-orientali. Lungo la cresta di confine la nuvolosità sarà più compatta e potranno verificarsi alcuni rovesci. Anche durante la prossima notte i banchi nuvolosi si alterneranno alle schiarite, mentre lungo la cresta di confine il cielo rimarrà coperto. Domani mattina il sole si alternerà alle nubi, che tenderanno ad aumentare verso mezzogiorno a partire dai settori orientali. Gli intervalli di sole saranno perciò sempre più sporadici. Nel pomeriggio il tempo sarà molto nuvoloso con brevi schiarite, soprattutto tra il passo del Brennero e il passo Stalle. Nella regione dell'Ortles e sulle Dolomiti meridionali saranno possibili alcuni rovesci isolati.
Il Föhn si indebolirà progressivamente e interesserà solo l'Alta Val di Sarco e l'Alta Val Venosta. In montagna soffierà inizialmente ancora un forte vento da nord-est, ma anche questo si indebolirà progressivamente durante la giornata. Domani il sole sorgerà alle 5:39 minuti e tramonterà alle 20:43. Siamo giunti anche al termine. Prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it, dove potrete trovare i nostri servizi, i nostri telegiornali in diretta streaming e tutti i nostri contatti. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione, augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. 2M al quadrato, ogni settimana una nuova prospettiva sull'Alto Adige. 2M hoch 2, jede Woche eine neue Perspektive von Südtirol.